vi dicevo stasera in Angular vedremo i routing e quindi come fare in modo ad esempio che su una pat di uno url corrisponda a una pagina che poi è il significato di avere una single page application quindi eh, non dover ricaricare tutta la pagina ma pezzi eh, di componenti che poi si vedranno praticamente nella nostra, nella nostra pagina. Perfetto, vi ricordate questa è l'applicazione che avevamo lasciato l'altra volta e se vi ricordate per passare da una pagina all'altra avevamo creato questo servizio, questo navigation service un po' rudimentale per poter appunto, passare eh, da una pagina all'altra sui settings non faceva niente, nella home page cliccavo qui e andava sul dettaglio della, eh, del post. No? Quindi eh, io ho lasciato così com'era eh, l'applicazione. Allora, iniziamo appunto da questa puntata. Abbiamo sempre creato queste applicazioni dicendogli di abilitare routes, però poi non l'abbiamo mai visto, quindi questa sera andremo a rimpiazzare questo navigation service che ve lo faccio vedere per ricordarvelo un attimino cosa avevamo fatto. Avevamo fatto un service che poteva avere queste pagine e in base a quello che veniva settato su questa property cambiava la pagina ora questo è un metodo un po' rudimentale perché non avevamo ancora affrontato i routes quindi adesso andiamo a crearlo, la prima pagina che andremo a fare sarà proprio quella di sign in, facciamo sign out così ha cancellato il token di autenticazione e andiamo a vedere come eh, abilitare al sign in appunto la pagina la prima cosa che andiamo a fare è aprire AppRoutes. Come vedete qui è nient'altro che una costante, Routes, qui potremmo chiamarla pip, eccetera, che implementa questa interfaccia. Questa interfaccia è nient'altro che un array di route. Quindi la prima pagina che andremo a creare sarà proprio quella di sign in. Ora qui l'intellisense ci viene in aiuto. Poi vedremo anche le altre property, il path. Possiamo mettere sign in, questo path sarà quello che poi vedremo qui, cioè sarà localhost 4200 barra sign in. Quindi a questo path vogliamo caricare il componente, noi qui l'abbiamo chiamato, eh, vediamo un attimo, out component. ok. Quindi questo componente qua. Quindi andiamo a sistemarlo nel nostro routes out compone lo importiamo salviamo così se adesso faccio sign in come vedete non è cambiato nulla perché semplicemente perché oltre a definire routes notate che sull'app config c'è già il provider router perché quando abbiamo creato l'applicazione avevamo detto di sì di abilitare i routes quindi Cosa dobbiamo fare? Andiamo nel nostro app component, vedete qui tutto questo pezzo qui lo commentiamo, salviamo un attimo e salta fuori la pagina bianca, qui dobbiamo mettere eh, router outlet, salviamo e come vedete qui adesso compare la pagina di sign in. Per essere più chiari, se sì, io qui faccio h1, anzi prima e poi mettiamo dopo, Dopo, salviamo vedete che c'ho il prima e il dopo quindi il router outlet qui al posto di router outlet mette la pagina che viene definita nei routes se qui tolgo sign in come vedete non appare niente perché non c'è un path match sui routes quindi non sa che componente mettere ma se io qui rimetto sign in come abbiamo fatto prima compare la pagina di autenticazione Fino a qui è molto semplice, quindi basta definire il path, il componente e automaticamente nel router outlet della home page viene messa la pagina corrispondente. Togliamo via l'app dopo, e il prima, perfetto. A questo punto però, noi avevamo non solo ehm, la pagina, diciamo, eh, di autenticazione, ma avevamo anche quella eh, di praticamente quella di, di registrazione no quindi abbiamo due rotte da dover mettere quindi facciamo la stessa identica cosa mettiamo un'altra rotta pat due punti e qui mettiamo register virgola component sarà sempre lo stesso componente salviamo quindi se io qui adesso a posto sign in scrivo register Appare sempre la stessa pagina hm? fino a qui molto semplice. Se cancello la eh, il pat, ovviamente non sa dove dover fare. Se andiamo a vedere nel console, non appare niente, ma non fa vedere nulla. Ora, se vogliamo dare un pat di default, ad esempio, di andarsi automaticamente a fare il sign in oppure potremmo creare una pagina, una 404 page not found o qualcos'altro. Possiamo qui dire pat due punti, asterisco, asterisco, quindi qualunque cosa arrivi qui, redirect tu, a che cosa? A sign in. Se adesso salviamo, guardate, automaticamente ha fatto un redirect su sign in. Hm? Ora qui dice che eh, non c'è l'input, perché se vi ricordate dalla volta scorsa su out, avevamo messo questo il sign in form che serviva per distinguere se questa pagina era di sign in o sign up. Ve lo ricordate? L'altra volta avevamo fatto questa cosa qui, no? Quindi questo dato non ce lo possiamo passare, diciamo, tramite questi formati, no? Ma abbiamo un altro modo. Quindi commentiamo il is sign in form. Se salviamo, va in errore perché dice "Guarda che mi serve perché Dobbiamo distinguere se la pagina è una pagina di registrazione o di sign-in. Come facciamo? Sul route, quindi andiamo qui. Abbiamo diversi modi per poter passare questa informazione, ma ve ne faccio vedere qualcuno proprio per farvi vedere quali sono i passaggi eh, per poter andare da una pagina passando ad esempio dei dati. Hm? Quindi abbiamo un'altra property. Se vedete data, che se vedete l'IntelliSense dice che è opzionale, quel punto di domanda è o oh, metto dei valori oppure undefined, in data possiamo passare un array di dati. Quindi ad esempio possiamo dire is sign in, is sign in, the punti true, e in questa, nella successiva, possiamo dire is sign out. Sign in false, quindi in sign in siamo nella pagina effettivamente di login in questa qui di registro invece siamo nella pagina di registrazione. Andiamo a salvare, ovviamente dovremo modificare il nostro out component per prendere questi due valori. Quindi andiamo in out component e nel costruttore ci facciamo iniettare activated route. A questo punto su Activate the Route, vabbè possiamo Activate the Route, punto. A questo punto qui nell'Activate the Route cosa possiamo fare? Vabbè la facciamo in questo momento molto semplice, quindi facciamo snapshot, snapshot, punto, data e qui ci facciamo dare is. Is sign in che corrisponde al dato che qui stiamo passando quindi qui avremo il sign in. Ovviamente questo data ci tornerà sempre una stringa quindi in eh, qui definiamo un questa variabile, la definiamo non più come input required ma come booleano quindi due punti boolean possiamo anche settarla di default. Uh, false e qui a questo punto possiamo fare vis.Iasignform uguale a activity the Cosa significa snapshot? Snapshot significa che prende il valore in questo istante. Poi andremo a vedere la differenza eh, tra prendere lo snapshot oppure no. Però, in questo momento fidatevi di me, prendiamo lo snapshot e prendiamo il data. Quindi, in questa variabile. Andremo a vedere il valore di sissa in forma. Salviamo. A questo punto eh, dice che non è chiamabile, ovviamente perché prima avevamo una variabile signal. Adesso non l'abbiamo più, quindi dobbiamo toglierle le parentesi tonde qui e qui e anche qui. Salviamo. Dice ancora che abbiamo dimenticato, eccola qui. Qui Possiamo prendere tranquillamente, cancellare questo e fare questo, lo possiamo cancellare. Qui possiamo fare vis.isigninform. E a posto. Adesso dovrebbe riuscire... Ah no, anche qui. Signinform. Vediamo se ci sono altri errori, salviamo. Adesso ricompila. Vedete, forse abbiamo confuso un attimo le rotte. Vediamo un attimo. Scusate, non è un array, ma è un oggetto... Ok, andiamo a vedere, Register, sign in, vedete? È cambiato. Vi faccio vedere un'altra chicca, tanto per vedere un attimino come poter ad esempio eh, lavorare in debug mode, come poter ad esempio debuggare se effettivamente il valore arriva o no. Qui, come vedete, run e debug, abbiamo ng serve, ng, ng test, però possiamo aggiungere una configurazione e dire di lanciare un Chrome sulla porta 4200 con questo web root qui dice il workspace folder quindi i sorgenti li prenderà da questo workspace folder che è una keywords se vedete e vi dice dove risolvere praticamente i vostri JavaScript ok se salviamo e andiamo con launch Chrome guardate che succede lo lancio adesso sta partendo è partito in automatico sul sign in, lo mettiamo qui a destra e sul nostro componente, out component, ci mettiamo un bel breakpoint qui sul costruttore. Se adesso faccio reload, si ferma esattamente nel punto di debug con questo breakpoint, mi fa vedere le variabili locali. Posso aggiungere delle variabili qui, eh, sempre eh, in watch, quindi controllare cosa succede. Ad esempio il send in form qui ho il true. Se andiamo a vedere Activate the Root, magari con lo snapshot, andiamo a vedere il data, eccolo qua, vedete che, ho, uff, che ho tutte le proprietà all'interno di snapshot data. Posso anche qui, c'ho il debug console, posso fare la stessa identica cosa scrivendo activated route snapshot data. Se premo invio, vedete che mi dà il contenuto all'interno dello snapshot data. Però non vi ho fatto vedere come agganciare, ad esempio, questi che adesso non funzionano perché? Perché prima questi due link usavano il vecchio metodo, quello col navigation service. Quindi andiamo ad agganciare Due. Questi due dove stavano? Stavano sull'header, vi ricordate? Avevamo fatto un header, eccolo qui, abbiamo fatto l'header e qui c'era il navigation service che faceva il set della pagina in login e register. E andiamo a cambiarlo. Allora, andiamo nel nostro codice HTML, cancelliamo, intanto facciamo soltanto il sign in, questo qui. On sign up o sign in, ok? Questo deve puntare a register, quindi che facciamo? qui router, niente, non lo prende, link è uguale e qui gli diciamo la pat. Quindi qui, siccome siamo in data binding, vedete ho messo le parentesi quadre, metto sign, anzi, questo qui è sign up, quindi è register, e qui facciamo la stessa cosa con sign in, sign togliamo via questa predisitonda che non serve mi dà un errore perché mi dice che router link non, non sa che cos'è perché bisogna importarlo vi ricordo che siamo su standalone components quindi qui negli import possiamo importare router link salviamo abbiamo messo questo router link se adesso premo sign in non succede nulla <ride> spettacolare vediamo Ho salvato tutto router link router link hmm. togliamolo via da qua questo app header al momento bisogna toglierlo via da qua e dobbiamo metterlo nella home perché intanto perché se no si duplica e poi vi spiego perché non funziona andiamo andiamo nell'app qui e ci mettiamo leader qui app header Perfetto, adesso faccio sign in, sign up, vedete che funziona. Poi vi spiego perché bisogna mettere l'app builder qui, ok? Fidatevi che arriveremo a vedere un po' il tutto, ok? Quindi, adesso se...